Dove mi hai portato, Zara? Cavalcavia, autostrada, puzza di ospedale. Sicura che è un'area cani? Sì, Sugar. A Milano l'odore dell'aria è questo. E comunque è spaziosa, dai. Sarà. Se vogliamo aiutare, un sopralluogo di persone è necessario. Di persona? Ma se da quest'anno siamo eteree! Appunto, siamo avvantaggiate. Nessuno ci vede, nessuno ci prende, possiamo cercare tracce ovunque e soprattutto presidiare il territorio. A che serve presidiare? Non sia mai che qualcuno si perda di nuovo, oppure risbuchi qualche ladro infame. In caso, io mi avvento e, denti o non denti, lo disfo. Pure io. Potremo almeno dare l'allerta. Giusto. Sei sicura che non ci vedano? Qualche umano potrebbe avvertire la nostra presenza, ma non è così frequente. Noi intanto cerchiamo. Perché Pedro non è venuto? Si è messo in cerca da un'altra parte. Dai, su, al lavoro. Vado avanti io che ci vedo meglio. Tu stammi dietro e verifica naso. D'accordo. Cespugli, sterpaglie secche, ma cosa hanno spruzzato qui? Del diserbante? Una puzza mefitica. Copre qualsiasi traccia. Che teste sti umani. Guarda, lì ce n'è un gruppetto con qualcuno di noi. Parlano con lui, lo vedi? Sì, è lui che gira con Mika, l'altra cagnolina che ha salvato e distribuisce volantini per Dea. Sembrano tutti interessati, meno male. E ho anche scoperto che hanno un nome, il Team Dea. Sono in tanti ad aiutare. Certo che Dea era proprio una dea. Era, vorrei dire, Io ho chiesto a tutti e ho controllato con molta attenzione. E tu? Anch'io, ho guardato dappertutto. Tra noi non c'è. Quindi deve essere ancora qui, da qualche parte. Ma dove? Shh, qui c'è qualcuno. Ciao ragazze. Chi sei? Da dove spuchi? Che ci fai qui? Ehi, calma, vengo in pace e sono appena arrivata. Mi chiamano Puglia da quando mi ricordo. Voi che fate? Le sentinelle del Team Dea. Presidiamo e cerchiamo Dea. Anzi, aiutiamo quelli che la cercano. Ma non si trova! Sarà scappata. Fai poco la spiritosa, che non è aria. Stiamo cercando seriamente noi. E in ogni caso, al tuo posto, non me ne vanterei troppo. Perché? Che c'è di male? Io scappavo sempre. Si fanno incontri interessanti a volte. Capirai. Qualche umano malintenzionato. Guarda, lascia perdere. Noi due veniamo dal canile. A me è capitato. Quel biondino, vostro amico, credo sia lui. Ma chi? Pedro? Proprio lui, sì, sì. L'ho conosciuto durante una delle mie gite fuori porta. In che senso? Nel senso che prendevo la porta di casa e uscivo. Correvo fino alla spiaggia sotto Ostuni, dove un giorno ho trovato lui. Era lì con i suoi umani. Strano, non ce ne ha mai parlato. Per forza, è andato in bianco. Ma figurati, non ci crediamo. Eppure l'ho tirato matto per una mattinata intera. Esagerata. Ve lo giuro, non fosse stato per il richiamo del mio umano. Ho capito che era arrabbiato e sono tornata a casa. Magari Dea ha trovato l'amore della sua vita. L'aveva già l'amore della sua vita. Anzi, ne aveva addirittura tre e non le mancava nulla. Niente che potesse indurla a scappare. Senti, se vuoi renderti utile, smetti di spettegolare e vieni a cercare Dea con noi. Certo che siete scorbutiche, però vi seguo. Dea, dove sei? Fatti trovare! Accidenti, c'è un bipede che sta dimenticando i volantini. Ci penso io. Ehi tu, guarda qui, stai dimenticando i volantini. Speriamo che ti ascolti. Bravissima! Io non sbaglio mai.
Forza, ragazze! Dea! Dove sei? Fatti trovare, Dea! Che dici, Zara? La ruoliamo? Ma sì, dai! Dea! Dea! Dea manca da casa dal 29 novembre del 2020. È stata smarrita, presa, in zona stazione Certosa Milano. E da quel momento, e nonostante tutte le ricerche ed appelli possibili ed immaginabili, non si è saputo più nulla di lei. È sterilizzata ed ha una macchia bianca, lunga e stretta sul petto. Leggero pelo bianco sui piedi anteriore e posteriore sinistri. Color grigio scuro con leggere striature marroni sulla schiena. Altre informazioni, foto e video le potete trovare sulle pagine Facebook ed Instagram hashtag Dea torna a casa. Grazie, grazie a tutti voi per le condivisioni e mi raccomando, occhi aperti.